Ben ritrovati nel mio canale di questo post partita Fiorentina-Juventus 0-1. Come al solito mi raccomando, iscrizione è assolutamente importante, campanella attiva, like, commenti e fatemi sempre sapere cosa ne pensate qui sotto. Una partita bruttissima, una partita veramente orribile, a dir poco. Felicissimo, estasiato, diciamo così, per i tre punti, molto meno per quello che si è visto. L'atteggiamento della squadra è stato un atteggiamento iperdifensivo che ha messo a dura prova quello che è il nostro reparto difensivo, che comunque sia si è comportato bene, ma che ha visto costantemente la Fiorentina nella nostra metà campo, sulla nostra tre quarti, erano costantemente lì. D'altronde il 70%, forse anche più, non lo so, di possesso palla la dice tutta: 25 o 26 tiri contro 3 o 4 dei nostri. È sicuramente un dato impietoso. È una partita che definirei la più brutta di questa stagione, nonostante i tre punti. Ripeto, ribadisco, contentissimo per i tre punti, perché tre punti a Firenze sono comunque punti d'oro. Nonostante tutto quello che si è detto, nonostante le tante polemiche dovute al rinvio, che poi non c'è stato. Primo tempo avevamo pescato quel jolly di quella ripartenza, che può essere durato un minuto magari, per dire sul fatto che passaggi di prima, passaggi veloci, siamo riusciti ad arrivare sul fondo con Kostic, con un bellissimo assist. Quindi ritorna Kostic a sfornare assist così come sa fare lui. Miretti si è inserito bene ed ha fatto quello che è il suo primo gol con la nostra maglia. Poi praticamente di quel minuto tanto è bastato per il nostro primo tempo. È durato 48 minuti in totale, un minuto noi, 47 la Fiorentina. È stata dura e veramente molto pesante esorbirsi questo tipo di gara. Nel secondo tempo si speravo che effettivamente anche quei primi 5-10 minuti dessero un piglio diverso alla partita, che si potesse allargare il gioco, non si ci si chiudesse sempre lì, che si potesse portare la pressione al portatore di palla della Fiorentina. Invece no, abbiamo cominciato benino, abbiamo cominciato a fare qualcosa sicuramente nel secondo tempo, sembrava appunto qualcosa di meglio, anche perché di peggio onestamente parlando c'era da impegnarsi. E invece è stata tutta una partita fino al 95esimo giocata con quei ritmi, con quell'approccio, una Fiorentina che pressava, ovviamente non ha più nulla da perdere, noi che ci difendevamo a spada tratta, un catenaccio un po' vecchio stampo. Per certi versi l'ho già detto l'anno scorso e lo ribadisco ancora una volta, capisco un po' quelli che sono i temi degli ossessionati di Allegri, che in effetti una partita così è giocata veramente male, anche perché tra non molto avremo l'Inter, e giocare una partita così con l'Inter magari chiude il primo tempo con sotto 2 o 3 gol. Quindi serve sicuramente un atteggiamento diverso, alzare quello che è il baricentro della squadra, perché il baricentro è praticamente la nostra area di rigore, il nostro baricentro. Centrocampo inesistente, Rabiot fatto poco e niente, così come Locatelli assolutamente, McKennie ha fatto qualcosina, Miretti a parte il gol non mi pare che abbia fatto grandi cose, a parte qualche lampo ogni tanto, però portare palla, aiutare la difesa o perlomeno essere il collante dall'attacco alla difesa, praticamente zero. Sì, andava palla lunga, si cercavano le punte. Kane ha fatto bene secondo me, nonostante io non sia un grande estimatore di Kane, però poco servito, così come Chiesa, quasi niente. Vlahovic e Milik qualcosina di meglio hanno fatto, anche perché la Fiorentina non poteva durare con quell'atteggiamento tutta la partita, e inevitabilmente alla fine, negli ultimi minuti, negli ultimi 10 minuti, qualcosa di più ha concesso. Tre punti importanti, assolutamente fondamentali per la classifica. Allunghiamo sul Milan, restiamo agganciati al treno che è capitanato almeno per il momento dall'Inter, per il resto vedremo. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto, vi invito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, è importante, e fino alla fine, sempre solo, forza Juve.